Versatilità. Più facile a dirsi che a ottenersi, soprattutto se si parla di quella di un trattore. E lo sa bene McCormick, che ha una ben precisa ricetta in merito, meglio nota come SVB, che sta a significare Short Wheelbase, traducibile in trattore a passo ridotto, una formula applicata alla propria gamma di trattori di media potenza X7. Sotto il cofano, gli X7 Short Wheelbase montano i nuovi propulsori FPTNF 45-16 valvole da 4,5 litri per il 4 cilindri, oltre all'FPTNF 67, ovvero il 24 valvole da 6,7 litri e 6 cilindri, con turbo intercooler Common Rail da oltre 2000 bar. I modelli della gamma erogano potenze comprese tra 165 e 175 cavalli grazie al Power Plus. Mentre la parte innovativa dei motori risiede anche nella filosofia di iniezione del carburante, che ha garantito un aumento della reattività e una buona fluidità della coppia massima, e al tempo stesso una diminuzione dei consumi in tutti i range. Due le trasmissioni disponibili. La prima è una VT Drive a variazione continua a 4 stadi e con 4 set di ingranaggi planetari dotati di frizione a bagno d'olio, completamente gestita dal joystick VT Easy Pilot sul bracciolo multifunzione. C'è inoltre la trasmissione P6 Drive con le 6 marce Power Shift sotto carico, 5 gambe robotizzate ed inversore elettroidraulico al volante. Le marce totali sono 30 avanti e 15 indietro, che diventano, con il super riduttore, 54 avanti e 27 indietro. Presente infine anche il D-Clutch nel pedale dei freni, che consente di arrestare il trattore senza premere la frizione per agevolare la guida nei trasferimenti su strada. Ed è proprio dai motori che nasce la struttura Short Wheelbase. Sul 4 cilindri il passo sugli X7 misura infatti solo 2651 mm, una quota che permette grande versatilità di utilizzo. Mentre sui 6 cilindri il passo rimane contenuto in 2760 mm e la maggior stabilità la si percepisce durante il trasporto, mentre al contempo si ottiene una minore compattazione del suolo nelle operazioni sul campo, con più trazione e prestazioni in aratura fuori solco. Esternamente, poche ma buone le modifiche, a partire dalla struttura del sollevatore anteriore che migliora la visibilità nella movimentazione. Sempre davanti poi è tutto nuovo il cofano, un monoblocco con un angolo di apertura di 90 gradi che permette un accesso migliore per la manutenzione, e con il sistema di spacchettamento Cooling Matrix viene facilitato l'accesso ai radiatori per una pulizia più agevole. Sempre in quanto a visibilità, la cabina è derivata dalla gamma alta, che propone il tetto con 12 fari a LED che permettono quindi una visuale a 360 gradi anche in notturna. Ma va detto che sono all'interno le novità più corpose, con il Data Screen Management basato su monitor touch da 12 pollici che beneficia di un aggiornato software, oltre a interruttori programmabili My Functions che permettono una personalizzazione dei comandi del trattore. Accanto alle predisposizioni alla guida satellitare e al sistema ISOBUS c'è il sistema McCormick Fleet Management, che consente di monitorare le principali attività della flotta trattori in qualsiasi momento e in qualunque parte del mondo. Grazie a protocolli Internet of Things via PC o dispositivo mobile vengono rese disponibili tutte le informazioni sull'attività della flotta, quali geolocalizzazione, consumi, livelli e sessioni di lavoro. A questo sistema si affianca poi un innovativo strumento di diagnostica da remoto messo a disposizione da tutti i concessionari autorizzati per connettere il software alla centralina del trattore ed eseguire a distanza regolazioni e diagnosi dei parametri del trattore. Per queste ed altre informazioni sui McCormick X7 Short Wheelbase vi invitiamo a leggere l'articolo su omnitrattore.it, mentre se vi è piaciuto questo video mettete un bel like e iscrivetevi al nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornati.